Non il rischio, già stiamo subendo in qualche modo decisioni altrui e dobbiamo in qualche modo allinearci per tutta una serie di rapporti diciamo della diplomazia internazionale. Bene, però almeno, ripeto, e le rinnovo l'invito a modificare il parere sulla nostra mozione, almeno valutiamo attentamente la possibilità di ritirare il contingente dal Libano, perché rischiamo di mettere in seria difficoltà e a rischio anche della loro vita questi ragazzi che noi manteniamo in questa missione. Quindi, ripeto, rinnovo l'invito. Noi ci asterremo sulle mozioni della maggioranza perché sono, ripeto, in gran parte condivisibili. Quindi tutto quello che è stato detto per arrivare a una soluzione diplomatica in qualche modo, non diciamo ci convince, ci speriamo e quindi diamo una nostra benevole astensione. Però non ci piace il fatto che lei sulla questione del Libano abbia glissato con poche parole e soprattutto non ci piace il fatto che, non accettando la nostra missione, mette a rischio questi ragazzi. Grazie. Grazie. Ha chiesto ora di intervenire il deputato Claudio Fava, prego. Grazie Presidente. 11 settembre è una data che ricorda molte viltà. Quello che è accaduto 12 anni fa, l'attacco di Al-Qaeda a New York, ma anche quello che è accaduto 40 anni fa, il bombardamento della Moneta. In questo senso l'11 settembre è una data che si presta a raccontare la pace, purché questa parola non sia segno e sinonimo di inattività, ma rappresenti uno sforzo di buona politica, di responsabilità, di buon senso. E la parabola del dibattito sulla Siria è molto istruttiva. Sino a qualche giorno fa noi abbiamo sentito soltanto un fragoroso tintinnar di sciabole, un intervento armato che veniva annunciato ad horas, e adesso scopriamo che esiste un percorso che può condurre a una soluzione politica e che esiste sempre una soluzione politica per un conflitto, purché vi sia la volontà di percorrerlo fino in fondo. Ma una parabola istruttiva anche per un'altra ragione. Viviamo in un tempo della politica in cui anche i governi e i leader più autorevoli devono misurarsi con un sentimento nuovo dei parlamenti, dei loro parlamenti, e con un sentimento ormai molto diffuso che considera intollerabile ogni orpello retorico che si vuole affiancare alla parola guerra e che dovrebbe diminuirne la portata distruttiva, per cui abbiamo le guerre chirurgiche, le guerre umanitarie, le guerre tattiche. Noi lo abbiamo detto, lo abbiamo scritto, lo abbiamo ripetuto oggi nell'intervento del collega Scotto, siamo contrari a un intervento militare diretto o indiretto e ci dispiace che in questa scelta di sottolineare la indisponibilità a mettere a disposizione le nostre basi militari per intervento di altri paesi si nasconda la ragione per cui il governo non sostiene la nostra mozione. Mi sembra un'occasione di coerenza perduta essere contrari a un intervento militare, essere contrari a qualsiasi intervento sanzionatorio fuori da una risoluzione, da un atto formale della comunità internazionale delle Nazioni Unite, vuol dire essere contrari anche a mettere a disposizione le nostre basi. Se questo non accade, c'è un punto di incoerenza che noi vogliamo con dispiacere sottolineare. E lo diciamo, questa contrarietà a un intervento militare, non, come suggerisce qualche collega, perché vogliamo così tutelare la comunità cristiana. Noi vogliamo tutelare la comunità umana che si umilia aggiungendo guerra alla guerra, sempre, soprattutto se non riusciamo a cogliere l'estrema complessità degli eventi che ci vengono proposti alla Siria. La testimonianza di Quirico in questo senso è preziosa, ci racconta delle profonde divisioni tra i ribelli siriani, con una linea di frattura che percorre queste divisioni e che ha assai poco di politico, e racconta una frattura anzitutto confessionale che in parte ha perduto lo spirito positivo, democratico, libertario che ha animato le primavere arabe. E anche la pigrizia della comunità internazionale per un atteggiamento spesso estetizzante, molto passivo rispetto a ciò che quelle primavere avrebbero potuto rappresentare. Se ci sono fonti dell'intelligenza USA che ci dicono che ci sono almeno 1200 fazioni in campo tra ribelli e che la Siria è la base qaedista che ha il livello di espansione più rapido del mondo.
Ecco, tutto questo vuol dire giustificare un dittatore come Assad? Ovviamente no, noi consideriamo Assad colpevole politicamente, umanamente per ciò che sta accadendo in Siria, colpevole politicamente per avere smarrito l'occasione che un paio di anni fa gli era stata data attraverso un percorso di riforme politiche, di poter finalmente avere un consenso che fosse motivato, non sull'uso del deterrente della violenza. Lo consideriamo responsabile dal punto di vista umanitario per il modo spregiudicato e feroce con cui sta portando avanti la propria guerra, ma non pensiamo che la soluzione sia quella di sostituire a un regime dispotico laico un regime dispotico teocratico. Sappiamo che in passato tutto questo non ha portato né pace né serenità nel mondo. L'uso di armi chimiche, se provato, è di incommensurabile gravità, è una linea rossa, e di fronte al fatto che questa linea rossa possa essere varcata bisogna reagire, ma bisogna fare in modo che la reazione avvenga responsabilmente all'interno di un mandato delle Nazioni Unite, altrimenti sarebbe la definitiva mortificazione del diritto internazionale, oltre che la definitiva rottamazione dell'articolo 11 della nostra Carta Costituzionale. Ed è chiaro che la via per Damasco è un labirinto. Bisogna fare anche i conti con le molte ipocrisie della comunità internazionale. Se verrà accolta la proposta russa, se si andrà ad una messa sotto tutela dell'arsenale chimico di Assad, dovremo ricompilare l'elenco di molti paesi occidentali che queste armi chimiche in passato le hanno vendute al governo di Assad, perché la Siria di Assad, perché il governo siriano, esattamente come è accaduto in passato anche per l'Iraq di Saddam, ha fatto comodo anche a molte amministrazioni americane. Io vorrei ricordare quando Damasco si prestava a ricevere, a torturare, a far sparire per conto terzi i prigionieri delle Extraordinary Renditions organizzate dalla CIA senza che nessuno mostrasse né stupore né sentimento per ciò che avveniva in Siria. E infine, è stato ricordato da molti colleghi, è stato ripreso anche da lei, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, quel 1,5 milioni di rifugiati siriani, alcune decine di migliaia dei quali si trovano nel nostro Paese. Poche migliaia, poche decine di migliaia, il loro futuro, la loro salvezza, la loro dignità non può essere affidata a un'azione militare in Siria, ma al concreto e immediato riconoscimento della loro condizione di profughi. L'igiene del mondo non è la guerra ma la pace, ma limitarsi a evocare la pace non ci assolve. La pace vive nella politica, nella buona politica, e oggi una buona politica vuol dire farsi carico anche del sacrificio e della sofferenza di quel 1,5 milioni di profughi. Grazie. Grazie. Chiesto di intervenire Mario Marazziti, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, membri del Governo, è un passaggio importante oggi per la guerra o per la pace. La Siria è un paese che amiamo, ci legano a quel paese la storia, la geografia, la necessità di un Mediterraneo come scambio di pace, spazio di scambio, contrellati. Mentre parliamo, è sotto assedio la città di Malula, una delle più antiche comunità cristiane del mondo, dove si parla aramaico, la lingua di Gesù. C'è il più antico altare del mondo nella chiesina di San Giorgio, prima dell'imperatore Costantino. L'assedio non è del governo, ma di gruppi islamisti radicali, pulizia etnica e religiosa. La Siria che conoscevamo, pur sotto un regime autoritario, si è rotta. È stata rotta anche da tanti attori internazionali. Sabato eravamo in piazza San Pietro, un'immensa invocazione di pace, la forza debole della preghiera, mai un silenzio di preghiera in 100.000 così lungo. Dopo tutto questo si è rotto drammaticamente.